Halloween sta arrivando. Non facciamoci cogliere impreparati. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi video tutorial per un oggettino che a Halloween farà veramente la sua bella figura. Voi lo sapete, io non festeggio Halloween, ma essendo parte del team di creativi Bobanni, che è una marca di materiali per scrap americana, ho dovuto fare un progetto per Halloween. È sempre così, no? E allora ve lo propongo perché so che molti di voi lo festeggiano, quindi ve lo faccio vedere. Naturalmente questo è un progetto che andrà sul blog della Bobanni, anzi che è già andato sul blog della Bobanni sotto forma di foto. Io invece qui vi faccio il tutorial passo passo e vi dico che userò soltanto materiali Bobanni, perché questo è un qualcosa che ho creato per il loro blog. Naturalmente, come vi ho detto per la card di autunno, mi fa piacere condividere con voi i lavori che faccio per loro, però ovviamente, non essendo un video in collaborazione con la Bobanni, vi dico anche, potete sostituire tutti i materiali durante il excursus del video. Vi dico anche come crearvi homemade alcuni materiali. Per le carte no problem, le carte le potete prendere insomma su internet, anche gli adesivi potete crearveli da soli, insomma usate la fantasia, non ci vuole niente. Quello che dovete prendere di questo video è l'idea dell'oggetto, che cos'è: una box dolcetto scherzetto, una box che contenga sia i dolcetti che lo scherzetto sotto forma di lanterna, il dolcetto sotto forma di dolcetto. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a preparare insieme. Ed eccoci pronti per vedere come creerò il mio secondo progetto per la Bobanni. Si parla di Halloween, collezione che sono chiamata ad usare, è la Wonderful Witched ed è appunto la collezione dedicata ad Halloween. Noi faremo una box dolcetto scherzetto e sarà un progetto di riciclo e belle arti, perché vedrete che dipingerò un pochino e nello stesso tempo riutilizzerò un barattolo di cacao amaro, questo l'ho comprato alla Lidl, e mi piace perché è sì di cartoncino, ma è di un cartoncino con una foglia di... è un cartoncino un pochettino più resistente, vedete, questo che è simile all'alluminio dentro, in più ha questa ghiera d'alluminio, insomma è fatto bene e si presta, e anche il tappo si presta molto a quella che è la mia idea. Sarà un barattolo diviso a metà, dove da una parte ci sarà lo scherzetto e dall'altra parte ci saranno i dolcetti. La parte dello scherzetto fungerà anche da lanterna. Quindi per questo progetto abbiamo letto ci occorrerà un barattolo di riciclo. Naturalmente io la faccio con la collezione della Bobanni, ma mano a mano per il video di Arte per te vi dirò tutte le possibili alternative che potrete trovare indipendentemente da questo marchio. Intanto, come cosa non Bobanni, c'è il barattolo e ci servirà anche un compasso, della colla a caldo. Penso che useremo dello scotch spessorato e dello scotch biadesivo, il nostro fidato tagliabalze, righello, forbicine e forbici, poi spatolina, colore acrilico nero, un pennellino, un pezzo di cartoncino grezzo, una glitter paste nera e poi non so se userò dello spray glitter e questi colori 3D anche per lati. Voi sapete come si fa il colore 3D, ve l'ho insegnato, ve lo metto qua nel video con lei col pallino. Anche in questo caso, se li volete per lati, metteteci un ombretto per lato in mezzo e schiacciatelo bene e vi verrà per lato. E poi ci servirà l'elemento lanterna, questo lumino. Come prima cosa devo prendere la mia pergamena, perché è ritagliare appunto quella che io voglio diventi la parte centrale della mia lanterna, cioè la parte trasparente. Ripeto, se voi non avete queste carte, poco importa, o andate su internet e vi trovate una luna con pipistrelli e ve la stampate su carta pergamenata, per esempio, oppure comprate una pergamena semplice e ci disegnate un cerchio al centro. Adesso prendiamo il nostro compasso e più o meno troviamo il centro della nostra lanterna senza bucarlo, apriamo e facciamo un'apertura leggermente più grande. Quindi prendiamo un cartoncino qualunque di carta, perché ci servirà solamente per crearci una sagoma, e ritagliamo il nostro cerchio. Andiamo sulla nostra scatola qui e centrando il cerchio
ricalchiamo la nostra, quella che sarà la nostra finestrella, il nostro oblò. E adesso col taglio a balza tiriamo via quello che vogliamo eliminare. A questo punto dobbiamo creare un vano che divida a metà la nostra scatoletta. Dobbiamo vedere quanto è alta dalla base fino a, e sono 10 cm totali. Quindi prendo dall'inizio del righello, quindi saranno 10 cm e mezzo, 10 cm da una parte e 10 cm dall'altra. Tiro la linea. La larghezza è di 10 cm, quindi la farò di 10 cm anche. Che adesso devo provare all'interno, quindi piegare leggermente e riaprire. Vedete? Ci sta perfetto. Però non posso metterlo così, è veramente brutto così. Quindi prendiamo delle carte. Ritaglio la mia carta leggermente in eccesso, in modo che poi possa fare delle pieghe verso il dentro, ma non troppo in eccesso, così non avrò un disavanzo esagerato, mentre l'altra, senza usare nessun tipo di righello, segno l'orma e la taglio tutta mezzo centimetro più stretta. Sporco con la colla la facciata e adagio al centro. Vedete che pongo molta attenzione sugli angoli, ma anche sui margini. Cosa faccio? Chiudo così, guardate. Prendo un angolo e lo adagio e piego. Prendo l'altro angolo, sporco di colla nuovamente gli angoli, così do anche maggiore tenuta, anche perché da me in questo momento ci sono circa 40 gradi, quindi la colla è sicca, immantinente. Adesso schiaccio. In modo da fissare quello che già ho incollato e alloggio il quadratino sempre in maniera più o meno corrispondente che ho ritagliato prima. Ora pieghiamola leggermente e inseriamola, voilà, e riapriamola. E fissiamola all'interno con un po' di colla a caldo. Okay. Adesso dedichiamoci alla carta che dovrà stare a foderare la mia lanterna, la mia box lanterna all'esterno. Altezza dal bordo 11 cm e mezzo. Prendo la mia carta e segno 11 cm e mezzo su ogni margine. Scelgo il verso, ovviamente voi scegliete la carta che più preferite, e ritaglio gli 11 e mezzo. Vediamo quanto abbraccia il mio barattolo. Direi che è perfetta e anche in esubero per quello che devo fare io. Ok, vedete, sarà tutta così. Adesso il mio è un progetto di fine art, cioè di belle arti, quindi così vi insegno anche come creare i vari progetti. Devo inserire qualcosa che si riferisca alle belle arti. Ho pensato di dipingere tutto questo e di aggiungere magari qualche pipistrello, qualche elemento da paura, tutto a pennello. Naturalmente un progetto di belle arti rivolto a chi non sempre dipinge, quindi non posso improntare un qualcosa direttamente dipinto dedicandolo magari a chi non l'ha mai fatto. Devo aiutarli facendo ripassare quello che c'è. Voi, se siete bravi a dipingere, potete anche farvelo da soli questo sfondo. La foresta sta diventando veramente tenebrosa. Vi piace il corvo?
Ok, finito il lavoro di pittura, quello che avrete sarà questo. Guardate come rende bene anche il bianco in secondo piano, sembra proprio dare maggiore tridimensionalità alla nostra foresta. Ho anche messo due corvi paurosissimi per rendere ancora più spettrale il tutto. Adesso facciamo asciugare bene questo, quindi mettiamolo da una parte e prendiamo il tappo e mentre abbiamo il colore ancora fresco dipingiamo di nero anche tutto il tappo del barattolo. Adesso prendiamo la nostra carta e adagiamola su quello che è il barattolo. Prima di appiccicarla dobbiamo fare una cosa: poniamola proprio al centro, prendendo magari così la striscia, poniamola proprio al centro del buco così, e dall'interno segniamoci i due pezzi di semicerchio che dovremo togliere. Una volta che abbiamo i nostri cerchi segnati, ritagliateli. Adesso cospargiamo tutto il barattolo di colla e appiccichiamo la nostra carta sul barattolo. Ok, prendiamo la nostra carta pergamena e facciamo in modo di appiccicarla sull'interno, così. Ok, adesso dobbiamo poi qui ai davanti li finiremo con delle scrittine o altro. Bene, il più è fatto. Ora qui dentro dobbiamo decidere come inserire la lanternina. Io vorrei appiccicarla e fare in modo che possa essere accesa da fuori. Praticherò un buchetto qui e farò in modo che il tastino fuoriesca da qui per poi accendere il mio lumino. Mettiamo la colla sulla base del lumino, lontana dal vano batterie e facendo in modo che si possa continuare ad aprire, perché sennò è finita, cioè diventerebbe un usa e getta. Voilà, e appiccichiamola sul fondo in prossimità del buchino che abbiamo praticato e la lanterna si illumina. Ora siamo alla luce, non si vede una cippa lippa, però si illumina. Ci mancano i personaggi del nostro scherzo. Quando la vogliamo illuminare vogliamo che da qui fuoriescano dei personaggi paurosissimi e allora andiamoli a creare insieme. Io li estrapolerò da una carta, naturalmente Bob Anni. Voi potete anche scaricarli da internet. Voi potete anche scaricarli da internet, ragni, corvi, ratti, c'è qualunque cosa. E taglierò anche questo rattino qua. Una volta ritagliato il topastro, taglio anche una striscetta di carta nera o pseudotale, sporco di colla il bordo della carta, così, e incollo il topastro, che fa molto trappola, però effettivamente ci consente di farlo stare alloggiato senza che si sposti più. Voilà, dopodiché sporchiamo il bordo di colla e incolliamolo all'interno, proprio vicino alla base. Ok, lasciamola spenta e facciamo anche il ragnetto. Bene, e mi occupo di una cosa che avrei dovuto fare già da un po'. Mi occupo dell'apertura della mia scatolina. Allora, partendo dal centro, prendo come punto di riferimento il tondino proprio della scatola e con delle forbici così segno perfettamente una striscia al centro. Ora vi faccio vedere maggiormente da vicino. Guardate, ho segnato, vedete, sopra e sotto il tondino centrale una striscia. Perché adesso cosa faccio? Sempre con le forbicine apro due linguette e queste sono le parti
che andranno olè fissate sul barattolo, mentre le altre due le presserò ben bene e questa si apre da una parte e dall'altra. Proseguo ad agghindarla con degli abbellimenti della Bobbanni. Voi potete tranquillamente scaricarveli da internet. Intanto guardate, la lampada risulta così, veramente veramente spaventosa e molto ricca di particolari, devo dire. Quindi basta un po' di fantasia e orpellare e vengono fuori cose molto carine. Per rendere più bella e più glitterosa anche la nostra il nostro tappo, elimino tutto questo macello, apro la mia pasta di glitter nera, voilà, guardate che bella, questa diventa proprio plastica, quindi dopodiché non si staccherà più niente da qua sopra, la mescolo un po' e piano piano la do sul mio barattolo. Do una lavorazione un po' più pastosa a mo' di fango, ecco, diciamo così. Ok, facciamo asciugare. L'ultima cosa che voglio fare è rifinire tutto il contorno con la glitter paste e anche tutto il bordo inferiore. Con un po' di glitter paste sporco la parte inferiore della mia lanterna in modo da creare una sorta di terreno, di paesaggio. E poi con quello messo nella siringa contorno tutta l'imboccatura della mia lanterna. Dopo aver passato la glitter paste, incastono uno strass su ogni pallino. Bene, tutto attaccato, tutti i brillantini adornare il contorno della mia lanterna, tutta la carta decorata. Nel frattempo che il mio tappo si asciuga, io ricavo un po' di strisce nere perché voglio fare un piccolo abbellimento sopra il tappo. Allora, faccio delle strisce di carta da mezzo centimetro nere perché voglio fare un particolare in keeling sul tappo della mia box. E perché? Perché voglio che il keeling diventi la mia firma nel Bobbanni Team, perché ognuno lì ha uno stile personale in quanto scrapper. Io non sono una scrapper, nel senso che non nasco come scrapper, quindi voglio metterci del mio. E adesso arrotolo e faccio semplicemente due bottoni in keeling tondi. Ok, questa larghezza mi piace, quindi metto un po' di colla sulla parte finale e unisco. Lascio asciugare 3 secondi, quindi sfilo. E ne faccio un altro uguale. Dopo aver fatto i due cerchietti, ne modello uno a mo' di vasetto, così, visto? E guardate, lo rifaccio con voi perché l'avevo fatto senza di voi. Lo apro così, tutto. E adesso la fisso al suo interno con un getto di colla a caldo su tutti i bordi. Ok, e una volta fatta anche la forma superiore, che è più allungata, la fisso anche questa con la colla a caldo sui 4 margini in modo che le striscette non si muovano più. Do un giro a tutto tondo e senza bruciarci una parola incollo una parte sull'altra. Prima che si asciughi perfettamente e non si muova più, prendiamo, come dicono i nostri fratelli cinesi, prendiamo la nostra glitter paste e passiamola su tutto. Mentre sta asciugando il tutto, io ho sempre la fretta indemoniata, ricordatevelo, no? Poi mettiamo la colla qua dentro, così, un bel puntone di colla e poppete
appoggiamolo al centro del nostro tappo. Ritaglio le solite strisce di carta da mezzo centimetro, solamente nella parte nera. Ritagliate le nostre striscioline, facciamo 4 coppie di zampette, perché il ragno ha 8 zampe, se non ricordo male, 4 coppie di zampette di misure differenti. Quelle vicino alla testa saranno più corte, quelle mediane saranno mediamente più lunghe e quelle finali io le farò di nuovo più corte se no non mi entrano nella composizione. Quindi decido la misura della lunghezza. E allora cosa faccio? Come prima cosa chiudo in doppio le mie fascette perché voglio che da entrambi i lati risultino nere. Taglio un po' più all'eccesso perché questa sarà la bretellina che attaccherò al corpo, quindi modello la mia zampetta. Mi serve ora una rotellina per fare la testa. Arrivata alla larghezza che voglio abbia la mia, al diametro che voglio abbia la mia perlina, fisso con un puntino di colla e la tiro fuori e ovviamente ripasso tutto con la glitter past. Sulla testina che ho preparato con un po' di glitter applico 2 strass, uno da una parte e uno dall'altra, perché naturalmente la scatola debba leggersi a tutto tondo. Vengo a mangiarvi. Che si fa? Si mette la testa, no? La testa è un ragno con la testa sulle spalle, lui. Poppete! Eccolo qui, che carino! Io credo che nessuno avrà il coraggio di prendere caramelle da questo barattolo. È un barattolo, una box che sta diventando dolce, scherzetto, scherzetto, insomma. E adesso applichiamo gli altri pezzettini, tutte le zampine. Cioè, e questi fili di colla a caldo ci stanno benissimo. Infatti che cosa sto facendo? Sto sparando sul foglio la colla a caldo e poi sto cospargendo i fili su tutto il tappo, fili che poi potranno essere tolti ma che intanto danno questo allure di spaventoso a tutta la scatola. Perfetto! Wow! Vengo a mangiare i vostri dolcetti! Dolcetto? O scherzetto? Orribile! Benissimo, la mia scatola è pronta. Vado a fare le foto, ve la mostro ben bene, anche con la parte accesa, e noi ci vediamo dopo. Io aggiungo ragnatela intanto. Ciao! Scegliete dolcetto o scherzetto? A me quasi quasi piace più lo scherzetto, però veramente mi sono divertita talmente tanto a farla e a crearla che non ho una preferenza, ma prendo tutto, dolcetto e scherzetto, facciamola completa. Se questo video vi è piaciuto regalatemi un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Se volete vedere il mio progetto sul blog Bobbanni vi lascio il link qua sotto, magari lasciatemi un commento anche lì, e se vorrete io vi aspetto sempre su Facebook, sul mio canale YouTube Ombretta, sul mio canale YouTube 2 quello una K, quello di cucina, e soprattutto su Instagram. Se il video ti è piaciuto regalami un pollice in su e condividilo sulla tua pagina Facebook, e noi ci rincontriamo sempre qui. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, ciao, alla prossima!